Ciao, amici. Ciao, amici fidati di me. Che bella Infinity 2020. Direi che è carina. Proprio carina. Ciao amici, adesso diventa l'iPhone. Ok, allora. Grandi amici miei, come state? Come state? Come state? Come state, miei cari amici? Dividiamo la live. Ciao Streamelements, come stai? Ciao! Condividiamo la livettina. Come va, amici miei? Grandissimi, dopo arriva Carla a mettere a posto. Ciao Sharder, grandissimo amico! Dopo arriva Carlita a mettere a posto la telecamera perché chiaramente il gatto ha pensato bene di andarci sopra. Sì, proprio così. Mo' che viene Carla. La sorpresina. Oh, ciao amici di Twitch, ciao grandissimi. Oh, guardate, già solo. Ciao Frac! Vado a mangiare, vengo dopo. Grandissimo, ti aspetto dopo allora. Dai, vai a mangiare la pappina pappozza. Io ho già quasi digerito, dovrei fare un'altra cena. Sto facendo vedere la mitica livrea bellissima che ha fatto l'amico Sharder, eh. Allora, io quasi quasi, amici, eh? Ah no, devo farla dopo. Voglio farla in 4K. Dopo voglio fare un video di questo pezzettino qua, della livrea direttamente dalla. Non c'è Sharder un modo per far vedere la livrea in un'altra maniera nel gioco? Nel senso. Se io apro il design mi fa vedere solo il casco o solo. No, non c'è un altro modo oltre questo per farti vedere. Eh no, la macchina te lo fa vedere. Ciao Nick, grandissimo! Scusa, la telecamera è messa un po' male, ma tra un po' arriva Carla a metterla a posto. Diciamo che è messa male. Perché il gatto continua a spostarmela. Allora.
Prima di tutto cambiamo l'automobiles. Automobiles. Ciao Charder, grandissimo. Ok, cambiamo l'automobiles e mettiamo questa qui, bellissima. Wow. Un bel bigliettino della roulette. Pochi soldi, dico pochi soldi così mi darà pochi soldi. Pochi soldi, che fortuna! Che gran fortuna! Ciao Kevin! Giochi Kevin stasera, mitico? Caspiterola, ragazzi! Ciao Kevin, amico mio! Mamma, che bella livrea! Sì, è proprio da me andare in una città. No, non giochi. Ok, allora dai, allora stai qua domani. Perfetto. Domani, grandissimo. Domani penso che andiamo in onda con Call of Duty domani. Stasera facciamo Gran Turismo. Madonna, che belle livree, ragazzi. Che belle livree. Va qui. Che figata. Ah, va qui, che mentre passo per il giardino, per queste belle casettine di legno, con la mia mega macchina da racing Marco Drums Games del mitico Sharder 98 Design. C'è anche l'altra, ragazzi, che voglio farvi vedere. Allora, abbiamo aperto il biglietto, abbiamo preso pochissimo. Dobbiamo andare a vedere se hanno cambiato per caso anche l'Alfa. Mi piace un botto, eh? Anche l'Alfa mi piace un botto, come mi ha fatto il mitico Sharder. Guarda qui, sì, è proprio da me andare in giro con sto mezzo, in mezzo alla gente che si beve il bianchino e lo spritz. Wow, bello. È bella anche questa macchina, però un po' scivola. Faccio meno fatica a giocare con la Subaru. Riesco ad andare un po' più forte, sì, bella anche questa, eh. Questa si vede un po' meglio Marco Drums, quindi questa è bella, questa è veramente bella. Ci vorrebbe una bellissima livrea per il maggiolino, per il Beetle di Marco Drums. E poi vediamo un attimo cosa giochiamo, con che macchine giochiamo insieme, amici miei, così facciamo un po' di grande Sharder, facciamo un po' le livree mirate Sharder, perché sennò è veramente un casino. Potevano fare tipo però una livrea un po' che andava bene con tutte, poi lascia stare che chiaramente ogni macchina ha le sue lamiere, i suoi punti e non si può fare una livrea per tutti, però una roba tipo, non so, il parabrezza, i finestrini, l'alettone. Per fare un po' più veloce, insomma, fare il design. Bello. Figata. Vabbè, dai, andiamo a correre un attimo perché qua mi sa che Carla non arriva. Amo! Ok. Allora, popolare. Oh, cappuccino. La Mito l'hanno messa nuova, ma l'avevo già comprata. Anche io, Volkswagen, Alpine. La BMW M9 l'avevo già comprata, perché poi comunque ragazzi. Ciao Luca! Amico mio, grandissimo! Come stai? Grandissimo! Sto andando a comprare un po' di automobiles. Però ti devo dire la verità che praticamente le avevo già comprate tutte. Allora, la Corvette
La Toyota. Ciao ragazzi, benvenuti mitici e mitiche. La Ferrari 430 l'avevo già comprata. Oh, ma sta diventando uno stress. Praticamente mi mettono le macchine usate, ma le ho già comprate tutte. Vabbè. Allora ragazzi, scusate, ma tra un pelino mettiamo a posto. Stasera ho guardato partite di calcio di Coppa Europea. Ah, bella, bella lì. A me il calcio non mi fa impazzire, ti dico la verità. Però ci sta ragazzi che vi guardate delle gran belle partite di calcio, eh? Ci sta di brutto. Allora, ragazzi, hanno messo una macchina. È questa qua. La McLaren F1 GTR è stata la vincitrice assoluta da 24 ore delle Le Mans del 95. I piloti della gara erano Michael Schumacher, vabbè. Ciao amici, Sakhir è stato il primo pilota giapponese a vincere la gara. Aleto, il primo finlandese ad avere lo stesso onore. Sebbene l'ingegnere Gordon Murray non intendesse farla competere nelle gare, accettò di attuare alcune modifiche aerodinamiche che la portò alla vittoria al primo colpo. Direi che non male. Ciao DSC, grandissimo! Ossia, proprio alla Le Mans, e alla vinto alla Le Mans. E non voleva neanche correre. Pensa, poi dopo la vittoria decide di continuare a sviluppare il GTR come auto da corsa. Vedi un po'. Ha un'icona cruciale della storia della McLaren e di Le Mans. Quindi, se l'acquistiamo. Se l'acquistiamo si potrebbe andare a correre alla Le Mans, però, 10 milioni e mezzo. Vediamo, one second please. Sono 10 milioni. Ciao, hai visto che bella? Adesso sto facendo il calcolo quante gare devo fare meno 7 milioni 810.154. Ahi, ho sbagliato. 10 milioni 500 meno 7 milioni 810.154. Manca 2 milioni. 8, 16, 24. Sono 4 gare. Un po' troppe questa sera. Dai, la compriamo sabato. Ragazzi, così farmo ancora un po'. E questo capolavoro lo compriamo sabato perché abbiamo farmato un po' oggi, come vedete, dai 7 milioni, ma non basta a fare codesta cosa. Adesso qui ci sono rimaste le patenti, quelle rompine. Ciao amici e amiche mitici e mitiche di Twitch, eh? Come state? Come state, grandissimi? E adesso tra un po', quando arriverà Carla, mi metto a posto la webcam perché c'è nato il gatto e ha sminchiato tutto. Ciao Monster, grandissimo, come sta il papà Agostino? Grande, sì, io tutto bene, tutto bene. Diciamo che queste sere qua, Monster, amico mio, arrivo sempre mega stanco, voglia di giocare tantissima, a mille, il fisico per farmi venire voglia di giocare viene un po' meno, però dai, noi siamo qui, ci divertiamo insieme. Facciamo un po' di patenti, facciamo un po' di gare, poi facciamo l'online. E alle 11 si va a letto e si ricomincia la notizia. Ciao Pipuzzo! Grande! Mitico! Tutto a posto. Purtroppo oggi non posso giocare perché non ho un Gran Turismo della mia mamma. Vai tranquillo che non c'è problema. Ragazzi, giochiamo insieme, bellissimo. Non ci siete, non potete, non fa... venite dentro il live che ci divertiamo uguale, raga. Grande il papozzo. Salutami anche la mamma allora, Monster. E che cavoli? Vi deve seguire sia tuo papà che tua mamma, eh. Devi dirgli di iscriversi. Oh, dai, domani sera gioco a Warzone però. Sabato? Sabato ci sei? E domenica? Sabato e domenica gioco a Gran Turismo. Purtroppo, amico mio, domani sera ci abbiamo la serata con il mitico Morris a Warzone. Oppure. Oh, grande, grande. Fai iscrivere anche la mamma, dai. Dai, dai, dai. Ok, 43,91. Non è stato proprio malvagio, eh? Non è stato proprio malvagio come prima prova.
Dai, dai, dai. Allora, come si chiama la tua ama? Allora, cambio manuale, prima di tutto. Un attimo, se riusciamo. Dai, dai. Spero, spero. Alessia, grandissima Alessia, mamma di Monster, grandissima. Volevo subito fare lo sborrone io. Scarsi. Ciao Alessia, mitica. Iscriviti al canale di Marco Drums Games Channel. Non ho capito se è un bug o che cosa. Amore mio, la quina, e vieni qui un attimo che c'è la telecamera che è un po' andata. C'è Mitico Monster che stasera abbiamo salutato la sua mamma, l'Alessia. Anche il mio gatto ti saluta. Grande gatto, come si chiama il gatto? No, il suo, il suo. Perfetto, perfetto, grazie amore mio. Che schifezza. Era meglio con il cambio manuale. Oh mio Dio. Credo che... stavo dicendo? Voglio vedere Marco Drums. Credo proprio di sì, che il gatto è proprio quello. Quella, lui, grandissimo. Credo che il gatto voleva proprio vedere, dire quello. Voglio vedere Marco Drums Games. E la Carla. Aspetta, mo. Amica, c'è una sorpresa, mo. Arriva, arriva. Lo spezzettino l'abbiamo. Grande Sharder, grazie, grazie amico mio. Arriva, arriva. Non so se c'era ancora. Oh! 43. Caspiterina. Aspetta ragazzi, io non avevo visto assolutamente la dimostrazione. Dopo prendo lo spritz. Ma non prendilo adesso. Dopo vieni qui. Allora, terza, quarta, raga. Tiene la quarta. Tiene la... tutto in quarta. Ah no, ok, la terza. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Terza, quarta. La butta in terza. Quarta. Ah, qui riesce a arrivare in quinta. Poi butta in quarta. Butta terza. Ah, per chiudi il micro. Beh, un po' di Coca-Cola c'è, un pochino. Quarta. Che patente è? Ciao GBR Boss, mi raccomando, se non sei iscritto iscriviti al mio canale, grandissimo. Allora, questa è quella, la penultima. Allora, non ho capito per quale motivo quando metto le marce è quella con la Clio. Ciao Ilbert, grandissimo amico mio. Bella a tutti ragazzi, grandissimi. Allora, qui lui metteva in quinta, eh. Secondo me è una ciofegata. No. Vabbè, insomma. Vabbè, insomma. Ciao Ricky! Ah, grandissimi. Aspetta, amore mio. Ecco che è arrivata Carla, vieni. Oh, buono spritz a tutti. L'abbiamo tanto nel bicchiere, non lo vedono. Ai ai ai, è stato un piedino. C'è la mitica. Sì. Però hai lasciato aperta la porta. Si vede tantissimo. Amore mio, tutte le volte lascio. Vai, se vuoi, ho 30 minuti per online. Allora Ricky, aspetta un attimino perché abbiamo appena iniziato e sono dietro nelle mega patentozze. Dopo chiaramente... Ciao Monster! Ciao Carla! Ciao! Dopo si può anche fare, Ricchino. Dipende tutto dall'online, perché se fa come ieri... Grande Carla! Ti stiamo salutando tutti. Ciao Ricky! Allora, vediamo un attimo, anche ciao, perché Charles. Ci dobbiamo... Dopo adesso... una cosa qua.
Ecco, adesso che... Ciao amici! Adesso poi Sharder, quando facciamo, gli facciamo vedere la sorpresa. Ragazzi, c'è una sorpresa che il mitico Sharder ha fatto per Carla. GDR, leggi cosa dice? Allora c'è il camionino da parte mia. Perfetto! La Olivia! Qua. No, GDR è nuovo, non ho capito cosa ha detto, ragazzo. Dice leggermelo, amore. Allora, GDR. Sì. GDR. È nuovo, amore mio, non... Hai fatto la endurance, grande! Ma com'è andata? Com'è andata? È andata bene? La endurance? Ciao Lord! Amico mio! Dov'è la mitica Julie? Eccolo! C'è Sharder, c'è Ricky, ci sono tutti, Monster. Dici? Secondo me deve prendere la larga così esco veloce. Senti perché le gomme. Hai sbagliato gomme! GBR, cacchio! Può capitare, può capitare. Intanto ho fatto un record. Allora, su quelle della endurance, ragazzi, è veramente tosta. Diciamo che la bellezza è proprio partire. E ciao a tutti ragazzi e amici di Twitch, benvenuti alla live tona di Marco e di Carla stasera, mega 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 live. E diciamo che quando si fanno le endurance, ragazzi, non c'è mai un giusto, bisogna fare tutti gli esperimenti, bisogna provare, ecco. Ciao Lord, grandissimo. No, no, troppo tardi. Allora, la prima la curva, secondo me la palla. Dici? La faccio a fuoco? Dai, proviamo. Proviamo, Monster. Proviamo, ragazzi. Oh, al massimo esco. Quindi senza frenare, eh? No. Beh, devo parzializzare allora, eh? Monster? Parzializzo un po' perché a fuoco... Grandissimo! Si vola, si vola via! Vediamo il replay, perché ragazzi ho volato, Vediamo un attimo. Marco Drums volava sulla pista. Grazie a Monster. Il Bern! Che ha fatto? Il Bern ha fatto il GG! Grandi! Ciao amici di Twitch e amiche di Twitch e amici e amiche di Marco Drums Games e della mitica Carla e della mitica Olly che è lì che dorme. Come tutti i giorni, Olly dorme. Grande Monster, così dobbiamo fare, sempre collaborare, noi siamo un team. Vedi, vedi?
L'ho presa bella larga come hai detto tu, bella stretta, dai gas, 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 gas. E comunque sta macchina è bella, eh? Comunque sta Clio è bella, sì. Allora, a livello proprio di classifica non ho fatto un granché. Team Marco Dranse, ci sta. Sono 18esimo, Monster tu sei 14, quindi sei stato bravissimo, Sprime. Diciamo che non ho mai più voglia di farla, mai più. Guardate ragazzi il mio casco e la mia tuta che ha fatto il grandissimo Sharder 98. Poi tra l'altro l'ha messo nella posizione di qua Sharder che si vede sempre che è bellissimo. Grande Sharder, così ti fai un'auto bella pubblicità anche. Le livree di Sharder ragazzi sono fantastiche. Allora andiamo a vedere subito il regalo che ha fatto Sharder perché ci mancherebbe, caspita, con tutto il lavoro che ha fatto. Allora Sharder, dimmi tutto. Il Bern grandissimo. Eh sì. Aspetta. Scusa, 2008 e rotti chilometri oggi. Oh là là, hai fatto 2800 chilometri. Grande GBR. Ah, non è ancora. Non c'è ancora? Ok. Allora, intanto condividiamo. Guarda! No! Sharder, guarda! Mia? Eh sì, eh! È la mia moto! Sì! Wow! Qua si sta... Perché fai le livree più belle da mia moglie? Con la bandiera! Madonna, Sharder! Ma devo fare la Nürburgring, dai, fammi fare una cosa. No, sono perché... due! Come sono due? Madonna! È bellissimo! Fermala un attimo. Non si può. Perché? Perché non si può. Allora aspetta, fammi guardare. Ragazzi, Red Bull Technology, quanta roba, va che roba, bella, 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 Flamingo, bellissimo Sharder, Flamingo, dai, grande. Oh, bellissimo, davvero. Sì, il Bern è fantastica, piena di dettagli poi. Scrivere, aspetta che io rimango stupita. Bellissimo, grande, grandissimo. Allora, no, aspetta, non toglierla da lì. Sto scrivendo. Adesso, eh? Io adesso guardiamo. Sto vedendo tutto, 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 tutto. Raccolta. Vediamo l'anteprima. I finestrini, amo. Sì, no, vai. Sì, sì. Ciao amici, guardate che macchina, che livrea che ha fatto il mitico Sharder a Carla, a Bragali. Mamma mia, che meraviglia. Lì dietro c'è anche la bandiera. Sì, sì. Comunque ho messo la livrea il casco, domani sera. Certo, assolutamente. Vedi, Brasile. Eh sì, bella lì. Sharder, bellissimo. Bella lì, bella lì. Bella, adesso che gli abbiamo detto come si fa il nome di cercare come Brasil, no? Perché Brasile non c'erano le bandiere, è riuscito a mettere migliaia di bandiere, grande, grande, bellissima, squadra corsa è bellissima. Sì. Non vedrà mio fratello, tuo fratello, mo, Marcello, bisogna... Va la bandiera dietro, sì, che è grande. Sì, è bellissimo. Non si vede dall'alto? In questo qua no, dopo lo scarichiamo e te la faccio vedere dall'alto. Allora, vediamo un attimino se... Come mi hai detto? Eh sì, fantastiche. Beh, fantastiche. Detto? Eh sì, si poteva mettere le iniziali, le avevo fatto vedere una. Anche la BRZ mi sono messo d'impegno 3 ore. Eh sì. Ma non le vedo le tue, amico mio, Monster. Le devi ancora mettere? Deve finire, no? Quella lì, il tax è bellissimo, ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo questa macchina. In Brasile i taxi sono... Quello che stavi dicendo tu che ci hai messo tanto, le posso vedere già o le devi condividere? Non ho condiviso, ok, dai. E questa era quell'altra, guardate quell'altra, raga, perché non so se... Ok, va bene, Monster. Le vediamo sabato allora, che domani sera facciamo Warzone. Guardate l'altra di Bragali,
Bellissima anche questa, eh? Vedete lo stile, io sono l'unico con la tuta con la livrea fake taxi, grandissimo, sì, fake taxi, eh? È lui? No, no, GDR, GBR, grandissimo. Allora, ti dico la verità, io prima avevo una tuta bianca che poi ci ho messo un po' tutto storto, Marco Drums Games, dopo, bellissima, sì. Dopo il grandissimo Sharder ha cominciato a fare questi capolavori di livree, mi ha fatto anche la tuta bellissima. Tre o due che ho? Due? No, questa, l'altra. No, tu ne hai tre. C'era la New Beatles e poi c'è la macchina nuova. Questa è l'altra mia, ragazzi, guardate. Ma vedete proprio che ha un suo design il mitico Sharder quando fa le cose, ma da macchina a macchina cambia proprio i colori, il modo anche, capito? Bellissimo, bellissimo. Qui ci vorrebbero il mio nome sul finestrino, magari poi lo aggiungiamo. Sì, è vero, cambia tutto, è bravissimo. Sì. Guarda che è questa, dai, bellissima proprio, raga. Livree, no? Sì, non ha un suo stile, ma ha un suo stile, nel senso che lo riconosci che è lui, no? Perché riesce a vedere che comunque è lui che fa le livree, però ha talmente tanta creatività che non le fa tutte uguali, ecco, secondo me, capito? Gli manca la tutina. A Carla? Ah, caspita, così poi tutte le volte devo cambiare. Va bene, dai. Mi vuoi far proprio morire, non si può comprare due personaggi, eh no, eh. La tutina, amore, la tutina. Cacchio, davvero, davvero. Delle persone che conosco io, assolutamente sì, è bravissimo. Super top. Sì. Pensa che sto facendo, dai, scopriamo che cosa sta facendo. Grandissimo. La tuta. Deve fare un torneo di personalizzazione macchine, vince i mondiali. Cacchio, davvero. Se ci fosse davvero, davvero un torneo. Caspita. Stiamo spingendo in un progetto. Speriamo, dai, se riesce a fare un sacco. Allora, dovrebbe davvero il mitico, oltre a fare tutte le livree pazzesche, dovrebbe anche farle velocemente e da fare migliaia di livree al giorno. Vabbè, non esageriamo, dai, migliaia di livree al giorno. Allora, era la tua. Ah, tra l'altro, ti ha fatto la livree, amore, per questa che avevi già. Eh sì, l'ha fatta per la... Vero, Sharderino? L'hai fatta per la BRZ? No, quella nuova. Quella nuova è per la BRZ, amore mio bello. E per la stessa macchina. Guarda. Sì, infatti. Vedi? È per la BRZ, amore mio. Eccolo qua. Vediamo quanti soldi mi fai spendere, amico mio, eh. Gratuita! Sei il top, sei gratuita, vedi? Sempre per la BRZ, così puoi cambiare. Ah, che bella! Eh sì, aspetta, adesso per vederla dall'alto possiamo fare editor livree, apri. Sì, per la BRZ. Marco Drans, bagagli, tra l'altro un altro allora, crea design. Questo. Perché volevo proprio farvela vedere in tutti i dettagli, eh? Eccola qua, sì, anteprima. Oh, così posso girarla come voglio. Allora, guardate. Braga.tv con il 12, Sharder 98, grandissimo. Squadra corse. Club de Regatas do Flamengo. Racing Team, potenza. Sky Active. Ciao ragazzi, amici, la mega macchina di Carla, che adesso farà il Nürburgring con questa qui, vero mo? Mm-hmm. La bandiera, Braga TV, il 12, i teschi. XP Investimento, sì, Flamengo anche lì davanti, il 12, bello quell'aquila, Sharder 98, guarda che bello Sharder 98 design, bello. Castro, Subaru Performance. Vi piace, ragazzi, la macchinina di mia moglie che ha fatto il mitico Sharder? Vai a fare il personaggio? Sì, davvero, caspita, davvero. Ti assumo, davvero. Nei rally. Anche nel rally. Eh sì. Tu che sì. Per il rally che ci sono tutte le macchine belle. È così, libera, immaginate.
Un regalo, Subaru. Vediamo un attimo da sopra. Allora, vedi. Ah, Charlie vedi, scritto 98. di qua, scritto di là. Racing Team Brasil. Racing Team Amazon.com. Brasil. RTBR. Forte. E beh, Amazon sì, grandissimo Twitch. Live on Twitch, Bragali TV. Oh, amico mio, anch'io lo voglio. Live on Twitch, Marco Drums Games, dai. Dai, smettila di Eh copiare no, è tutte bellissimo, non le ce l'ho io, non ce l'ho io, la mie. No. stessa cosa, Amazon, Twitch, amico mio, anch'io lo voglio uguale, con la bandiera No, italiana, col mio 17, ma come no, ma io lo voglio, io lo mamma voglio, mia. Team Racing Brasil, li e farti pagare, eh sì, l'ho trovato ieri, grandissimo, guarda che bello anche dietro, eh? Brasile, Italia, SC, Squadra Corse, Flamengo, YouTube, Investment, bellissima, davvero, davvero, Sharder, sei un genio delle livree, Anch'io. sì. Allora, io ho l'esclusiva totale, quindi ragazzi, non vi fate venire strane idee che chiedete a Sharder una livrea per voi perché non ve la farà. Allora, questa cosa del deve pagare è per gli altri. Se no c'ho già un muto. Ciao Filbo! Guarda la mitica livrea che ha fatto Sharder. Ti faccio vedere, Phil. Allora ragazzi, devo ringraziare tantissimo Phil. Andate a vedere sul mio canale YouTube e poi posterò anche il link del canale YouTube di Phil, che dovete seguire anche lui, che ha fatto un video strafichissimo, montato e fatto bene, della mega... fammi... La schiena anche a me. No, Phil, te l'ho appena detto. Sharder è solo esclusiva Marco Drums Games e Bragali TV. Quindi non dire queste cose in live. E ringrazio Phil, stavo Grazie. dicendo, perché ha fatto un video strafichissimo. Andate a vederlo sul mio canale YouTube e sul suo canale YouTube, di Phil, che ha fatto un montaggio del video veramente fighissimo, fa troppo ridere. Della serata, eh sì, buca le gomme, va bene, bucami le gomme, ma non puoi avere le livree del mitico Sharder. Almeno che, vabbè, quando ha finito di farmi le mie, può fare anche quelle degli altri. Buon aperitivo a tutti, ragazzi. Ciao, Vavo! Grandissimo! Sto benissimo, grazie. Tu come stai? Diciamo che ho già. Quella del team Atena. Non fare così, Phil. Non fare così, che dobbiamo fare un mega team Marco Drums Games Racing, tutti insieme, tutti con la stessa divisa, tutti con la stessa macchina e cambia soltanto i nomi. Dai, dai, che sarà un progetto che dobbiamo fare, amico mio. Bravo, bravo. Bene, 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 bravo. Tu hai detto stai bene? Perfetto, perfetto. L'importante è quello. No, 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 non fare assolutamente queste cose. Mi stavo spingendo. Non fare assolutamente niente di questo. Cosa non hai capito? Grazie Carla, ciao. Bellissimo, ho riso Ciao tantissimo. Robby, grandissima Ho Roberta. riso tantissimo dal video, Roberta, c'è veramente. un video sul mio canale YouTube Marco Drums Games del grandissimo Phil che ci ha fatto un fotomontaggio della serata del compleanno di Carla, che è veramente spassosissimo, fichissimo e divertentissimo. Andate a vedervelo su YouTube perché non posso metterlo su Twitch. E un'altra cosa, ringrazio Sharder, Roberto, dopo ti faccio vedere la livrea che ha fatto Carla, che è fantastica, davvero, davvero ragazzi, fantastica. Giovanni! Oh Giovanni, io ti aspetto domani, insieme al mitico Morris, che ci facciamo il Warzone, Grande, grande Roby, sì. Puoi pubblicare il link? Sì, puoi farlo tu, amico mio. Bisogna prendere il link, copiarlo e metterlo qui. Copia il tuo, mitico. Ah, sto facendo le patenti. Prima sono riuscito a fare quella che mi mancava, eh. Manca l'ultima per prendere la macchinina. 21, 21, Giovanni. Credo che ci sia anche Morris perché credo che ha detto di sì, eh? Quindi, ok, grandissimo. Non so se facciamo il Warzone, devi chiedere a Morris o se vuol fare il... Che cos'è che è quello, Phil? È il link? No, non li fa vedere i link. Fa vedere i puntini? Amore, stai scrivendo.
No, secondo me è l'incamo che sta mettendo, sta, scrive tre puntini Phil, cioè fammi capire, ha postato, no, non c'è nessun caricando, mo. Ok, dai, ah, io forse adesso mentre gioca Carla provo a pubblicarlo, dai, non si può, no, non si può, si può spostare il volante, mo. Sta macchina e sta patente è fatta. Cos'è che hai fatto, amico mio, che stai facendo talmente tante di quelle cose fighissime? La lobby, così giochiamo? No, beh, fai una gara. Ciao amici di Twitch e amiche di Twitch, grandissimi. No! La lobby, è presto. Ah, la tutina, no! Hai già fatto la tuta, ma... incredibile. Ah, e a football o return? Io ce l'ho tutti, amico mio, però sto facendo solo Gran Turismus. Io ce l'ho anche Returnal. Sì, io ho tutti i giochi al day one, amico mio, è solo che li porto soprattutto su YouTube. Stai calmo, qui non c'è IBAN di niente. Quando riusciamo che non sono in live, volentieri ce ne facciamo delle livettine su YouTube, Phil? No, questa mi frega sempre, raga. Ma come si fa a guidare sta macchina? Scusatemi, cioè adesso a parte tutto. Eh? Come si fa a guidare sta macchina? Non ti guida, amore. Assolutamente sì. Ah! Sì, vabbè, sono andato talmente piano che esco. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, grandissimi. Stiamo facendo un po' di patentine, poi adesso Carla corre e poi andiamo online, ok amici? Mio, sto provando a avere difficoltà sì con sto cesso di macchina. Magari per ritorno giocare insieme. Ritorno è figo, eh. Anch'io ho giocato, no? Sì. Bello. Hai il TCL forte, ti rallenta troppo, lo so. Stavo provando. Più che altro è che scivola Phil. Ma che roba, va. Ah, è l'urbo. È la solita quella della... La tutina. Dai, voglio venire. Oggi sono in tutta, anche la mia grande, la mando al grande Roby, Roberto. Prova a aumentare la marcia subito all'uscita della curva a vedere se chiude. Più largo in Juane, la tettina Roby. Perché lei è ricuperata. Eh sì. Ma scivola, perché scivola? Prima non scivolava sto rottame. Più largo in retro sulla seconda. È questa che arrivo. Vedi che tende a scivolare? No.
prova a mettere le gomme con gli spuntoni, magari magari l'ordino. Dai, dai, Phil, dammi una mano. Non ti manca niente, vedi? Eh sì, hai ragione. Grande Monster! Sai, questa davvero, se ce la faccio stasera, ragazzi, mi ubriaco, eh. Leggi quello che ho detto, Phil. Dire in certe curve deve fare discorrere senza accelerare su. No, 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 no! È vero, è vero, è vero. Ma io mi ubriacavo con il Coca-Cola. Con lo spritz. Con la cola. Non si può dire fare pubblicità. Con la cola. Senza Coca-Cola. Con la cola. Quella cosa, quella cosa. Dice di buttare la quarta lui. Ah. E adesso mi sta andando a destra e a sinistra. Sai che cos'è? Mi scivola, raga. Un minuto, peggio. Mi scivola tantissimo. Mi scivola tantissimo. No, Monster. Vedi qua? Perché mi parte in scivolata così? Chi ha detto? Il Bern, ah ok. L'ho già visto 10 volte, non capirò mai come fa, si capisce niente. Si capisce che ti fa girare le scatole perché lui non gli fa tutte ste cagate qua. Sì, ma la macchina è orribile. È una cosa veramente. La macchina non tiene niente. Cioè qua lo vedi in quarta. Qui in quinta, tu lo fai in quinta, vai fuori. Cioè, tanto per. Va, va. Adesso da tutto gas, frena. Terza, un quartino di gas, poi da gas, quarta, e non fa tutte le cose strane che fa quando la guidi tu, no? Chiaramente, 3/4 di gas qua, eh? Ho capito come fa scorrere la macchina, non l'hai visto, Phil? A riuscire a farlo, quando lo fai tu va tutta... No, Carla ci ha provato, è un disastro. Carla, questa qua la fa a manetta con la mitica Subarozza. Con la Subarozza lo fa. Ecco, dopo di questo a me ha già fatto girare le scatole che ci spaccherei la dimostrazione in due. Allora. Lui la fa in quinta, ok? Ok, andiamo. Poi. Quarta.
Guarda, va, va come si imbarca. Porca miseria. È tosta, Lord. Questa è veramente una gran rottura. Sì, sì, sì. Anche perché non riesco a capire perché devono mettere queste macchine qui, che sono dei bolidi con le gomme, non so, di cartone. Facciamola scorrere, dai. No, no, no! Cosa è successo? È successo! Silver, hai ragione. Cioè va come scivola. Ma fa cose strane. Poi la dritta di qua va di là. Sì. La macchina è a posto? Io non lo so. Non lo so. Chi è parato giusto? Spero. Anche lui non la perdeva così, si va che fai. 59,4. Ma non è una questione che devo guardare, se puoi guardare anche 176 video, se poi non metti in pratica che quando ti va a sbattere, quando sta andando fuori, riesci a calcolare di da togliere gas o girare. Quale cordolo? Ma non sto neanche prendendo i cordoli. Il cordoli. Ah, tu dici quello dopo il cordolo, sì, quello là lo prendo. È vero, hai ragione. No, ce lo devo dare ghiaccio. Non me l'ha chiesto. 58 141. No, non è stato il mio migliore. Dai, riproviamo un'altra volta e poi corre Bragali, dai. Perdi tantissima la curva al secondo, 30. Quale? 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 Ma come taglio sul cordo, Ilber? Che cosa mi dici di no? Ciao Nick, grandissimo! Nick. Mega patenti stasera, Nick! Stiamo diventando un po' matti! Questa macchina si prende il fuoco e ti fa perdere.
Ah, era migliorato come tempo? No. Eh sì, eh. Caspita, Monster. Quella balorda. No. Ti ha rotto il telefono. Allora, questa non mi ricordo mai che devo frenare prima. Devo farlo più fluido, raga. Cosa c'è scritto? Curva 4? Curva 4 mette la testa, hai più e peso così. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi! E gira! Eh, 58,2 non è male, dai, dai, non è male il 58,2, non mi sembra che mi ha detto un nuovo record, quindi l'avevo già fatto un 58,2. Perché scrivi così quella roba? Se non sbaglio l'ultima curva è fatta, vai Phil, boh. Grazie. Grande Phil. Ah, guarda! Ciao Monster! Presto con una gita scolastica. Grandissimo, buona gita. Grazie di essere passato, saluto a tutti. Ok, ragazzo? Dai, 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 domani sera ci vediamo con Warzone o Call of Duty. E ci racconti com'è andata, eh? Grande, grande, grazie, grazie. Sì, no, adesso facciamo qualche altra prova, poi mollo. Volevo fare questa, ti dico la verità. Grazie, grazie Monster. Grazie Monster. Saluta tua mamma e tuo papà, eh. Dal mitico youtuber Marco, no, youtuber, streamer Marco Drums. Un saluto alla mamma e papà di Monster. Ciao, 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 amico mio. No, prima era meglio. Che cos'è che sbaglio? Guardiamo la tuta che ti ha fatto il mitico Sharder. Non è questa che faccio lento, raga? Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Ah. Credo di fare gli stessi errori tutte le volte, ragazzi. Non so se voi che state guardando lo notate. Dentro,
È perché non riesco a dar giù tutti i cavalli, no? Ah, grande, grande, Roby. Sento gli spalti che stanno contando su di me. Ciao Ricky, grandissimo! Ciao Ricky, nuovo! Ah, va che roba, va come si imbarca! Ciao! Cioè, non riesco ad andare giù, raga! 58, che non è male, rispetto agli inizi, sinceramente... Curano... Guarda se schivano qual è la curva, mo. Incriminata. Mo, tu secondo te, io sto a contare la curva qual è? O mi dai una mano o adesso le conto, grande. Oh mio amor, davvero? E qua se taglio? Su lì? La curva 8, Qui dovrei tagliare, secondo me. Ah, tagli un pelo. Secondo me è quella lì, che se riesco ad andare su sul cordolo. È quella, del cordolo, vero? Dai, ma perché? Per un pelo ce la facevo. Di non tagliare, dici, Phil? Dai, mi ricordo nella curva prima a sinistra uscire. Raga, fosse facile questo cesso, va dove vuole lei. Ok, vai, va, guardate, ma lo vedete come sbifora? Cioè, per non farla sbiforare devo andare piano. Grazie. Dai, ma non ti girare!
Dai, ma cosa fa? Ma cosa, perché va dritta sto cesso? Oh, mamma mia. Riesco a fare bene un po' le prime curve, quella stupida lì. Stupidina. Va, va, va. Sì, e sì. Te che era su. Ma mai, mai, mai arrabbiarsi. Sì, no, ma guarda che 58,9, è quello il tempo. È quello il tempo. Un secondo. Lo rifaccio, rivedo un attimo il scemotto qua. Allora, vediamo un attimo, quarta. Qui da gas tutto, guardatelo. 0 0 tutto molla, io non vedo che non frena neanche sinceramente. Sì, molli te, vedi te. Dai ragazzi, ma no, non frena. Non frena lui, va tutto gas. Oh. Ciao amici di Twitch, Roby! Grandissima! Cioè, ma vedete, vi rendete conto che non frena? Boh. Eh sì. Hai ragione Roby. Allora lui non frena, punta solo. A me si imbarca a destra e a sinistra. Raga, 59,9, peggio. Cioè non riesco proprio a... L'ultima e poi andiamo a correre. Allora, io volevo comprare una McLaren, invece non ce la facciamo, sto parlando. Volevo comprare una McLaren, invece non ce la facciamo perché non ce la facciamo con i soldi. Lo so, Phil, ma dopo un po', quando mi girano le scatolette, è meglio se stacco. Cioè, io sto facendo come nel video, Io nel video ho visto che non frenava quasi mai. Vediamo. È 58,3, ma è sempre quello. È sempre quello.
però ho visto il video, Phil. Cioè, scalo anche adesso, vabbè, scaliamo. Il video faceva vedere che la fa tutta in quarta, eh. O non vale niente quel video lì? Dai, ma perché sei imbarcata? Il video è fasullo, secondo me si sì, Phil Scharder, davvero. Cioè non. Allora. Allora, qui ti fa vedere che dà tutto gas e dai tutto gas te va fuori. Ok, qui non frena neanche, tutta di quarta. Senti come sta basso il motore. Poi si imbarca a destra e a sinistra come se non fosse il domani. Ciao amici e amiche di Twitch, queste cose qui non le fa nel video. Va va va. Ma grande niente, sono lentissimo. So già che di essere lento. È un secondo, prova a farlo con sì. No, col pad adesso non posso, ho un'impostazione diversa. No, ho un'impostazione. Allora, io vorrei vederla tutta così. Così. Sì. Perché tu vuoi già andare a letto adesso? Amore, non sto cercando senza il col joypad non riesco a farla. Con joypad non riesco a farla. Ciao amici, se no questa me la rifaccio un'altra volta, amici miei. Lo provo l'ultima volta col joypad. Mitico Lord, grandissimo amico. Buonanotte, buonanotte amico mio. 58,6. Ciao, proviamo un'altra volta. Ciao Lord, buonanotte amico mio. Notte, notte, notte. Che ore sono già? Sono già le 11? Ah. Puoi camminare anche un po' meno, eh? Togli TCS. Phil. Non ho capito, se vi spieghi. Di tutta dici, amico? No, dai, l'ultima, raga, basta.
Ciao Frac, mitico! Buonanotte Lord! Va dai! Adesso fammi vedere cosa sto. Dai, un altro giorno riesco a farlo. Incredibile, ragazzi, incredibile. Incredibile, incredibile, incredibile. Che patente del chipettone. Che poi qua ce ne sono anche altre cipettose. Guarda qua che roba, guarda qua. Questa, ragazzi, penso che sarà la mia smuertes. Del cerno di Shard. Ah, sono stanco, non riesco neanche più a scrivere. Bella. Wow, ma la voglio. Devo mandarla a farmi così. Oh, wow. Bella. Ah, bella davvero. Tanta roba, Shard, diventi sempre più bravo, eh? Sì. È bello. Wow. C'è un sacco. Bene, bellissima. Flamingo. Bellissima, ragazzi, che roba. Devo fare un video con tutte le tute del Mythic Sabato, lo faccio. Servirebbe anche il caschetto, amico mio. Come l'auto, esatto, bellissimo. È vero, uguale l'auto. Anche quelli dettagli lì rossi. Sì. Ora per la 10 ci ho messo, seguendo lo YouTube americano, ho fatto un tempone. Davvero? La S10. Grande! Bellissima, Charder. Raccolta, commenta, stupenda. Mi piace. No, ho sbagliato. Lo so. Allora, diciamo che forse a un certo punto, guardate la macchina che ha fatto con la tuta in pandanza, il mitico Charder. Amici miei, guardate che... Che lavoro che fa Shard, grande, grandissimo, bellissimo. Sì, è stupenda, amico mio. Bellissimo, ma che roba. È uno spettacolo stare a guardare anche le macchine, con la cosa sui finestrini. Anch'io voglio quella lì, amico mio. Marco Drums, bella lì. Dai, andiamo a correre un attimino. Bravo, bravo, Shard, grandissimo. Io vi devo salutare, ma però... Sì, vai. Allora, sabato, amici miei, collegatevi perché andiamo a comprare questa qui, la McLaren Formula 1, ok? Auto da corsa, Le Mans, motore centrale. Eh sì. Andiamo a comprare questa qui, amici miei. Sbaglio? Shard è il migliore. Sì, assolutamente. No, non sbagli. Eh sì, è vero, grande, sì, non ho visto nessuno così bravo, sinceramente. Poi ci mette davvero poco, ti dico proprio la verità. Allora, io volevo fare, vediamo un attimo, le missioni, ragazzi. Le missioni, cosa bisogna fare? 30 minuti, sorpasso... La scia, gara d'accelerazione, sorpasso, madonna, anche queste sono top, eh? Ciao mio amore mio. Quanto sono? Se no c'è anche... Però resto, va bene, resto collegato, ok? Certo. Resto collegata.
Ci sono anche le esperienze sul circuito, ragazzi. Proprio con questa mitica. Vediamo la mia dimostrazione. Di terza. No, ti cala, grande Charles. Grazie, grazie mille, davvero bellissimo, ne amore. Sì. Vai. Notte. La dimostrazione è andata perché non ho visto una sega. Allora, dai, fammo e basta. Non cominciare, eh? Cioè, cambio automatico, no. Devo tagliare il cambio automatico. Tantissimo Prime. Perché avevo cambio automatico? No, ho sbagliato. Ah, perché ho provato, sì. Un po' di shopping. Eh no Ricky, devo aspettare 10 milioni e 500 per comprare la macchina dalle mani. Sabato la compro. Volevo proprio comprare la macchina dalle mani, quindi sì. No, tranquillo. Volevo proprio comprare la macchina da 10 milioni dell'Le Mans e quindi stasera non ho comprato a cavolini di Bruxelles, ecco. Allora dai, un anche queste sono come le patenti comunque, quindi è un po' come le patenti. Sì Ricky. Domani giochiamo a Call of Duty o Warzone con il mitico Morris, quindi diciamo che domani sera non ho è sempre una Lamborghini, eh. Quindi domani sera penso che Gran Turismo salta, farmo un po' e vediamo poi di sabato invece pomeriggio alle 3 di fare un sacco di shopping, compriamo la macchina e andiamo a provarla alla Le Mans, visto che è una macchina di Le Mans. Ecco la mia mitica Lamborghini, amici miei. No, il TCS va tenuto sul 3 perché sennò facciamo anche qua. Allora, la Lamborghini la odio perché non si può assolutamente frenare in curva, che fa così. Warzone. Allora devo parlare bene con Morris a vedere che cosa vuole fare domani sera, o Warzone o il Call of Duty Vanguard. Easy. Allora, zero cordolo. Sì, infatti. Infatti Ber, hai ragione. Beh, diciamo che la Lambo non è proprio un mezzo stabilissimo Prime, eh. Sto peggiorando. Mi sa che devo andare a letto anch'io, amici miei. Com'è sta storia? Cioè. Questa è terribile. Phil, guarda che roba. Dai. Cioè. Ma che come mettono per fare queste cose qui? Cioè, incredibile. Allora, più vai giù di coso, quando freni, sta qua a parte, va. Ho capito, però guarda qua, aspetta, vediamo se è il TCS che mi fa il problema. Ok.
25, un disastro, un disastro, un disastro. Siamo a 0, 0 sarà un disastro, ragazzi. Va, va. Ma cosa va? Ma dove va 130 all'ora? Cioè, ma dove va? Il TCS a 0 è terribile. Ciao amici di Twitch, come state? Stiamo facendo un po' di esperienze sul circuito, ma non è che va proprio tanto bene, eh? Allora, ok. Sempre peggio, sempre peggio. Boh. Non capisco. Marco Drums non capisce. Cioè, aspetta, Marco Drums, gay. Cioè. Sesta. Frena. Terza. 119 all'ora lui entra, se io entro 119 sei fuori, lui esce a 160 all'ora, 160 all'ora, dai proviamo, incredibile. All'ora, proviamo. Lo so Phil, ma il discorso è se dà un po' più di gas va fuori. Allora 110 lui, io sto vedendo cosa diceva lui. 110, vai 110, un po' mi va via qui, lui accelera a 140, guarda, se do gas va fuori. Un po' meglio. Vediamo un attimo di riuscirsi, dai ragazzi. Lui fa 110 la prima. E poi dà gas, vedi? E 8, però non è che siamo tanto distanti, secondo me. Troppo tempo prima frenato. Caspita, uno schifio. Ciao amici di Twitch. Adesso andiamo a farci una garetta, dai, perché ho visto questa sera. Allora, guarda. Ok, 110, vai. Ce l'abbiamo fatta, oh, grandissimi, tu. Sì, ma il problema è grande Phil, grazie del tuo aiuto, grazie ragazzi. Il problema reale è che dopo bisogna fare il giro, vero ragazzi?
L'esperienza sul circuito, fai un pezzo e poi c'è il giro completo. Senti, senti come sbanda, va, va. Grande Charder! Mamma mia ragazzi, che roba. E sono nono tra i miei amici, eh? Vabbè, ci sta, ci sta. Volevo fare il pezzettino 2. Non mi fa neanche vedere la dimostrazione, non c'è. Terza, seconda, grande Bear, grazie GG. Si frena tanto qua, eh. Tutte seconda. Seconda anche qua. No, terza. Cordolo. Quarta, terza. Raga, raga. Quanto è lungo sto pezzo. Un secondo sotto, là. Beh, certo, stando a farla, 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 rifarla, rifarla, sì. In mezzo a alla ghiaietta, al ghiaiume. Ciao Charder, buonanotte amico mio. Sì, anch'io stasera non faccio tardi perché ragazzi sto sentendo una stanchezza, in più mi sono messo a fare ste prove. Buonanotte amico mio, grazie di tutte le livree, e la tuta di Carla, grazie, grazie, grazie amico mio. Urca, non è che vado male, eh? Non ho capito se sbaglio con le lente. Questa qui sbaglio magari. Troppo tempo, madonna. Stavolta abbiamo fatto tutto così, raga. Ma dai, ma cosa si è imbarcata, che cosa? Il problema della Lambo è che quando dai a toccare un pelo il freno, io non ho capito perché sta macchina si imbarca su tutta, in prima adesso. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi!
esperienze sul circuito OS. Poi bisogna girare tantissimo il volante. Ma questo posso farlo anche in quarta, mi sa. Madonna, proprio quando penso di aver fatto bene ho fatto una sciofegata. Eccola lì, il cordolino, preso un mezzo millesimo di cordolino. Mai fatto quell'errore lì, raga, mai fatto, incredibile. L'ultima, raga, l'ultima. L'argentino l'ho preso, quindi ma non la capisci, Marco, che questa macchina, il cordolo, non puoi proprio prenderlo, cioè non si può con la Lambo il cordolo te lo devi scudare. Ancora, non hai capito, Marco, la porta mo. No, niente, dai, andiamo a peggiorare quindi nulla, andiamo a farci una garetta, ragazzi. Tanta roba, 41 tanta roba. Vabbè, 9000, ragazzi, che bello il casco. Andiamo a farci una garetta con... Ciao Phil, grazie. Sì, anch'io faccio l'ultima gara davvero e stacco, perché davvero è una... Sono veramente stanco. Grazie dei consigli. Ci vediamo domani sera con Warzone, oppure sabato alle 3 o sabato alle 9 con il mitico Gran Turismo, dai, ci conto. Grazie per il video che mi hai fatto, grandissimo. Grazie. Bella il Bern, sì, anch'io faccio l'ultima garetta, giusto, e poi ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Ciao amici miei, buonanotte. Io mi faccio una garettina qui. Beh, potevo fare anche difficile, vabbè, fa niente. Bella il Bern, a domani, ciao amico mio, buonanotte a tutti amici miei, faccio l'ultima garettina giusto per, perché sono veramente stanco anch'io.
Bella ragazzi, amici e amiche di Twitch, benvenuti. Vi faccio l'ultima garettina. Che stupidotto. A Dragon Trail con la mia mitica macchinetta da gara, Marco Drums Racing Team, fatta dal mitico Sharder, eh. Sentite che bel fischiato del turbo, spettacolo. Che stanchezza, amici miei, che stancherinezza. Voi sapete che cosa? Io prendo e vado con le piste, invece bisognerebbe secondo me girare prima e poi fare le esperienze sul circuito, oppure anche la patente, prendere un attimo la stessa macchina e girare un po' il Nürburgring per prenderci il feeling e poi fare la patente, perché si vuole correre, però secondo me lo faccio anche più veloce, eh? Come mai sono andato così lento stavolta? Dai, vediamo il replay, ragazzi, e ci salutiamo, eh? Andiamo al replay. Almeno vedo che macchine. Sì, assolutamente. Un minutino di replay e ti faccio vedere il menu, eh? Guarda Ricky, è talmente bello vedere il replay di questo gioco che a volte mi soffermo più su... No, tranquillo, tranquillo. Mi soffermo... Prego, prego, amico mio. Mi soffermo di più a vedere il replay che la gara. Poi vabbè, lascia stare che qua ho sbagliato, l'ho messo a livello loro stupido, stupidini. Facile, facile, che qua posso farlo anche tranquillamente a difficile. Però non c'avevo voglia di ricominciare la gara. Sì, sì, davvero, assurdo, assurdo. Sembra una gara vera davvero, ragazzi. Ci sono certe scene che a volte sì, sembra davvero una gara vera, è bellissimo. Al pelo, 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 eh. Tutto la strada ho sfruttato. Oh, grazie Ricky, grazie, grazie mille. Io sono Marco Drums e quando venite da me io sono così. Quindi se vi piace fate pubblicità, portatemi gente, abbonamenti, iscrivetevi. Facciamo tutto così riusciamo a... Più gente siamo nelle live, più riusciamo a divertirci, più riusciamo a fare cose fichissime. Poi chiaramente ci sono dei giorni che l'online non funziona, ci sono chiaramente dei giorni che siamo un sacco stanchi. Io oggi, Ricky, davvero ho un mega sonno, qui di Carla già andata a letto, e i ragazzi, anche Phil, Sharder, sono già tutti andati, quindi in settimana è davvero dura
arrivare a tipo le 11 di sera. Oggi volevo arrivare alle 11, non siamo forse neanche arrivati. Sì, sì, dai, ci siamo arrivati alle 11. Siamo rimasti solo in pochi, però. Pochi ma buoni, ma siamo in pochi. E niente, capisci? Allora, magari nel weekend è un po' più animato, no? Sabato, domenica, riusciamo a fare un sacco di cose. Adesso poi devo farmare, come dicevo, Ricky, sì, ci sta, ci sta. Devo farmare così riusciamo a comprare qualche macchina, capisci? Che è anche bello questa cosa qui che io faccio del comprare macchine. Allora, vediamo un attimo. Io a quale menu sei arrivato? Che poi ti faccio vedere quelli che ci sono dopo. Ti ricordi il menu che sei arrivato? Ok, perfetto. 21. 21 ti dà il circuito. Il 22 ti dà la BMW M3 Sport Evolution dell'89, che è questa qua bella rossa, la M3 del 2003, questa qui giallina, e la M3 del 2007 grigiozza. Queste viaggiano, e le BMW sono un po' come le Audi. No, però l'Audi è un 4x4, dovrebbe tenere un pelino in più. Le BMW hanno trazione posteriore un po' come le Porsche. Ecco, scusa, ho sbagliato la casa. E sono belle tosterelle da tenere in mano. Il menu 23 ti dà la Mito del 2009, la 4C del 2014 e la 8C competizione del 2008. Tanta roba qua. Qui sulle Alfa, Ricky, al 23 c'hai tanta roba. Ti dai i circuiti mondiali, vedi, il 24, così puoi andare a fare l'esperienza sul circuito. Al 25 ti dà l'European Championship. Ah, ti dice anche con che macchina. Al 26 ti dà la Focus RS del 2018, la Ford GT del 2006 e la F150 SV Raptor 2 del 2011 per fare i circuiti sterrati. Al menu 27 siamo sulle Chevrolet, che sapete che fa parte del gruppo Fiat Stellantis. La Chevrolet è stata comprata, il gruppo, dalla Fiat. Chevrolet C7 del 2014, bellissima. La convertibile del 69, raga, e poi ti dà la Corvette ZR1 C4 dell'89. Io diciamo che queste Corvette, quella del 2014 è fantastica. Il 28 ti dà manutenzione e servizi dell'auto, che sono quelli dove puoi scaricare le livree, ok? Quindi solo a livello 28. 29 ti dà i campionati Pan America, che sono quelli che puoi farmare e fare i soldini con la Tomahawk o comunque con qualsiasi macchina che vuoi. Il 30 ti dà la messa a punto, ok? Che puoi elaborare fino a 600-650 pp. È le Porsche, ecco, diciamo, vedi, migliora la tua Porsche. Poi c'è la collezione delle Porsche 911, quella dell'82, la carrera del 92 e la carriera del 95. Le Porsche, anche loro a trazione posteriore, sono terribili, ma sono delle macchine fantastiche. Il 32 c'è la Supra, le Toyota, la Supra 3000 GT Turbo A dell'88, la Supra RZ del 97, e questa qui, che è secondo me fantastica, è la Supra RZ del 2020, che a livello proprio di design, ragazzi, spacca di brutto. 33 ti dà i circuiti mondiali WTC 600, 24 ti dà M-Gain, la MG, la Mercedes AMG C63S del 2015, la MG SLS del 2010 e la MG GTS del 2015, quindi tanta roba anche qui, ti dà due macchine del 2015. Il 35 abbiamo le Nissan è fantastica, la V-Spec, sì, belle, anche le Nissan non scherzano, ti dà la GTR 97, del 02 dovrebbe essere quella del Nürburgring, questa qui, e la GTR del 2017, punto, che questa è una macchina che è fantastica. Dopo ti sblocca, Nissan è tanta roba, il WTCC 700, poi ti dà le mitiche macchine da rally, la 205 Turbo, la Audi S4 e la Ford Rally Car GRB, che è quella che ho fatto la patente,
Dopo, ragazzi, qui siamo sulle Ferrari, qui siamo sul meglio del meglio al mondo di automobili, secondo il mio punto di vista. 308 GTB del 75, perché oltre a Ferrari essere macchina, essere storia, ha anche proprio una componente di amore verso anche i fan, la questione della Formula 1, di Enzo Ferrari, di tante cose in Italia. Eh sì, amico mio, eh sì, ti dà la 308 GTB, la 458 Italia 09 e l'F12 Berlinetta del 2012, ti dà tanta roba al 37. Ah no, scusami, il 38. E l'ultimo biglietto ti sblocca il World GT Series Championship di Gran Turismo. Ok, quindi diciamo che c'hai ancora un bel po' di cosettine da sbloccare. Questi qui io li ho fatti tutti oro, che sono i vari tornei da fare, i trofei, e la collezione è tanta roba, tante macchine, tanto divertimento, tante cose davvero davvero fichissime in Gran Turismo. Di niente amico mio, va bene, dai, buonanotte anche a te, buonanotte a tutti, buonanotte, ci vediamo domani sera alle ore 21 con un Call of Duty o Warzone o Vanguard, ok? Vi aspetto a tutti. Se per caso salta la live di Call of Duty, ritorniamo su Gran Turismo. Comunque alle 21 dovete per forza venire a vedere Marco Drums Games Channel. Buonanotte a tutti. Ciao Ricky, grandissimo, buonanotte. Ciao.